Ciao, sono Anton Rosanov, sono di nuovo a Riccione e oggi è il 31 dicembre ed è arrivata l'ora di fare gli auguri di buon 2016, solo che io non voglio augurarti un buon 2016, là fuori è pieno di persone che ti faranno questo genere di auspicio. Io invece voglio augurarti lo sviluppo sia nel campo professionale sia in quello personale. Lo so che potrebbe sembrare una frase troppo generica, ma non lo è, perché se ci segui già sai benissimo che siamo per la concretezza. Significa che ti sto augurando di diventare un professionista migliore, il migliore nel tuo settore, di sviluppare la tua azienda o la tua idea, di realizzarla e di ottenere risultati reali, tangibili e misurabili. Però facendo qualcosa che ti piace fare, qualcosa che ti appassioni, qualcosa che ami fare, insomma, sviluppando il tuo fattore successo. Ti auguro di stare il più possibile a contatto con persone che sanno più di te, persone più brave di te, persone che possono insegnarti, trasmetterti qualcosa di importante. Ti auguro di trovare il tuo circolo dei pari, persone che hanno una visione del mondo simile, molto simile alla tua, e di costruire, di sviluppare qualcosa insieme. E ovviamente ti auguro di sviluppare le tue relazioni personali, in famiglia, con i tuoi genitori o con la famiglia che tu hai creato, o anche con la tua fidanzata se ancora non hai creato la tua stirpe. E se ancora non hai nemmeno una ragazza, allora ti auguro di partecipare al BSG, così potrai trovare tante ragazze quante ne vorrai. Scherzi a parte, anzi, non era uno scherzo. Comunque, ricorda sempre che i tuoi risultati possono essere misurati ed è così che tu puoi capire se ti stai sviluppando oppure no. Quindi nel 2016 ti auguro anche di misurare i criteri fondamentali per il tuo sviluppo e di confrontarti sempre, sempre e comunque solo con una persona, con te stesso. Non fare gli sforzi disumani, migliorati anche solo un poco alla volta, ma sii costante nel farlo. E per essere costante, per non mollare, ti auguro di avere abbastanza autodisciplina, perché l'autodisciplina è come la forza in Star Wars. È qualcosa che non si vede ma che esiste e che pochi possono percepire e sfruttare, perché qualcuno gli ha insegnato come fare. Ecco, e quando fai, sii responsabile per la tua vita. Ti auguro di tenere sempre a mente che tu e solo tu sei l'unico responsabile per la tua vita. Voglio dire che se la tua vita ti piace e ne sei felice, ottimo, ringrazia te stesso. Mentre se la tua vita non ti piace e non va come vorresti, beh, anche qui l'unico responsabile sei tu e nessun altro, perché vedi, anche nel 2015 alcune persone si sono arrese incolpando qualcun altro per i loro insuccessi, mentre altre persone si sono prese la responsabilità per la propria vita e hanno ottenuto i risultati reali durante l'anno. La domanda è: tu da che parte eri? Ricorda, né il governo né i tuoi vicini di casa hanno alcuna colpa se la tua vita non ti piace, così come non c'entrano nulla se la tua vita è pura magia, perché è tutto merito tuo. Ecco perché nel 2016 ti auguro di non cercare colpevoli all'esterno, di non scaricare la responsabilità, bensì di trovare il tuo fattore successo, di impostare i tuoi obiettivi e di realizzarli trovando tutte le risorse necessarie. Oggi per me è il 31 dicembre 2015. Non so, magari per te che stai guardando questo video è già un altro giorno, ma ricorda che tutti questi consigli e auguri sono validi a prescindere dal giorno che stai vivendo ora. Quindi, anche se per te ora non è più il 31, non cambia nulla. Il nuovo anno può iniziare qualsiasi giorno e a partire da qualsiasi giorno puoi iniziare a impostare i tuoi obiettivi e realizzarli trovando tutte le risorse che ti servono. E non preoccuparti per il come, a quello ci penseremo insieme. Un forte abbraccio di fine anno da parte mia, da parte di Antonio e di tutto lo staff di Only One Italian Seduction. Ci si vede nel 2016. A presto!